L'errore che fanno molti uomini per eccitare una donna è un errore di valutazione molto grossolano. Pensano cioè che una donna passi attraverso la sua eccitazione, passa attraverso la penetrazione, o comunque che l'atto penetrativo sia ciò che la eccita, che la coinvolge. Nulla è più sbagliato, perché l'atto penetrativo in realtà è l'appagamento dell'eccitazione, non è l'eccitazione stessa. Quindi ci sono due fasi, come nelle fasi ipnotiche, diciamo così, c'è una fase induttiva in cui induco lo stato e poi una fase di pilotaggio in cui ottengo dei risultati, anche, diciamo così, dal punto di vista sessuale possiamo fare un paragone. Esiste la prima fase di eccitazione. E una fase potremmo definirla di pilotaggio, che è quella penetrativa conclusiva, che è l'appagamento dell'eccitazione. E se un uomo vuole eccitare una donna, deve entrare dentro attraverso degli stimoli sensoriali, ovviamente, ma non soltanto attraverso degli stimoli sensoriali, anche attraverso degli stimoli immaginativi, perché è proprio il crearsi delle immagini mentali, inconsapevoli o che sono già presenti dentro di noi, ma che la donna si eccita quando sei tu a tirargliele fuori, o perlomeno crede di eccitarsi perché sei tu che gliele tiri fuori. In realtà è tutta un'autoeccitazione, come potremmo dire che l'ipnosi è tutta un'autoipnosi. Ma nel momento in cui tu gliele tiri fuori, praticamente, vai a generare proprio istintivamente un livello eccitatorio. Eccitazione cosa vuol dire? Che tutti i suoi trasmettitori, tutti i suoi neuroni, diciamo così, si attivano, la fanno fuoriuscire da una realtà normale, la fanno come entrare in un mondo di natura erotica, perché poi quando la donna è eccitata mentalmente anche connette molto poco da un punto di vista logico-razionale, quindi è il momento buono per ottenere poi anche delle cose, perché stai rendendo il terreno fertile, quindi è il momento buono di seminare. Non devi seminare se il terreno non è fertile, come non devi buttare la pasta se l'acqua non bolle. Come dire, non devi penetrare se prima non hai fatto tutta una cosa pregressa, che anche qua non passa soltanto attraverso la meccanica. La meccanica sicuramente è importante, quindi devi imparare ad esercitarti, tenendo conto che spesso, piuttosto che andare al centro, diciamo così, cerco di usare un linguaggio metaforico, bisogna andare ai bordi. Quindi se riesci ad agire lateralmente, diciamo così, è molto meglio che agire centralmente. Come nelle partite di pallone, diciamo, conviene attaccare sulle fasce, piuttosto che attaccare diretti e puntare dritti verso il centro della porta. Una volta che hai fatto questo, però, quindi c'è prima l'eccitazione mentale attraverso la rivivificazione di fantasie che devi opportunamente stimolare, anche da un punto di vista non verbale, puoi mandare degli stimoli che in qualche modo ricordano, diciamo, il fatto che possono verificarsi alcune cose. E però una volta che tu hai mandato, hai inserito questi stimoli, devi partire, diciamo, e fare l'attacco laterale, diciamo così. Una volta che hai stimolato bene le zone laterali, devi attendere fin tanto che sarà lei a dirti, è come che la squadra dice, guarda, fammi questo gol, tira questo pallone in porta perché non ne posso più. È in quel momento lì che devi, come dire, infilare questo rigore e fare questo tiro in porta, che è l'esaurimento della fase eccitatoria, insomma, dove però perderai un po' di potenziale perché hai esaurito una fase, ma poi hai capito come fare per rigenerare e riprodurre la stessa cosa. Mi sono espresso un po' per metafora, per non utilizzare un linguaggio così diretto, però sicuramente hai capito. Per questo video è tutto, ti do appuntamento al prossimo. Ciao!